Cari amici e cari amiche di Femmina TV, bentrovati con un nuovo salotto. Come vedete, quest'estate vi stiamo offrendo le location più varie. Oggi siamo a Valle Fiorita, in occasione del primo festival La Valle delle Storie. Accanto a me ho Assunta Morrone e Iole Savino, che stasera presenteranno il loro libro. Iole è un'illustratrice e Assunta è una scrittrice. Quando nasce questo sodalizio? Il sodalizio nasce un po' di tempo fa, in particolare a Bologna, durante la Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi. Iole aveva con sé delle illustrazioni per la mostra appunto degli illustratori. La vista di queste illustrazioni mi hanno ispirato una storia e poi l'illustratrice ha, diciamo, contribuito con quelle che mancavano, per cui da 5 tavole iniziali siamo arrivate alle attuali e quindi abbiamo deciso di pubblicare questo libro, che è un po' particolare perché ha 2 versioni, un albo classico, tradizionale, e un albo per Kamishibai. Benissimo. Iole, è la prima volta che tu collabori con una scrittrice o con uno scrittore o hai avuto già esperienze del genere? No, ho la possibilità ultimamente di collaborare con un altro scrittore, Antonio Ferrara, per una rivista, la rivista Dada di Arte e Bambini, nella sezione della piccola antologia. Periodicamente realizziamo questi brevi racconti con le illustrazioni a corredo della storia, quindi non ne ho tantissime nel mio bagaglio, però diciamo sono sulla strada giusta per continuare. L'albo si intitola Il Bosco. A quale fascia di età, bene o male, è rivolta? Io amo dire che i libri non sono fatti per un'unica fascia d'età, in genere sostengo che i libri sono per tutti. È diciamo molto forzata l'idea che ci siano letterature fatte per fasce d'età, per target specifici. In genere invece a me piace pensare che un libro sia davvero da 0 a 99 anni, che ci sia la possibilità di leggerli a qualsiasi età, che siano illustrati o meno. Il mio sogno, perché ognuno di noi ce n'ha uno, è di fare albi illustrati che parlino ai bambini ma anche agli adulti. A me piace l'idea del libro con le figure, il libro che ti permette di spaziare con l'immaginazione attraverso vari linguaggi, sia quelli verbali sia quelli non verbali. Le storie che preferisci raccontare per immagini hanno un filo conduttore particolare, non so, storie di animali, storie che riguardano la natura animata? Come dire, abbastanza intuitivo quello che succede. Di volta in volta può prendere corpo un piccolo animaletto o un personaggio strano. La meraviglia è che lì io so che c'è, ma non ne ha tutti i contorni, viene fuori poi man mano, quindi cambia di volta in volta. Man mano che illustro, scopro anch'io chi è che mi accompagna nelle illustrazioni. Non c'è niente di preordinato o prestabilito. Viene fuori da sé, così. È un po' come la scrittura, no? Sì, nel caso proprio del bosco c'è un aneddoto che io racconto spessissimo. Io avevo avuto la fortuna di vedere una prima tavola che era davvero forse l'origine, no, primaria di questa storia, ed era una tavola non finita, no, incompleta. In questa tavola comparivano già i personaggi della storia, ma Iole, a una mia domanda, chi sono questi due personaggi, ha detto: ma non lo so, potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbero anche non essere, o potrebbero essere degli alieni, oppure comunque avere dei connotati talmente particolari da cambiare in modo da evolversi. Quindi le storie effettivamente prendono piede via via e le parole sono magiche in questo, perché a volte mettono insieme storie che potrebbero essere anche diverse. Cioè nel bosco ci sono anche due storie, no? C'è la storia delle illustrazioni e c'è la storia delle parole, del testo.
Poi queste due storie magicamente si incrociano, si incontrano e a volte casualmente danno anche spiegazioni a cose indefinibili, i nomi dei personaggi. No? Una cosa che racconto anche questa molto spesso. Yaya è un nome che mi è stato imposto dall'illustratrice. Lei mi ha detto, sì, racconta questa storia con le parole che sono tue, sono proprio tue, però ti chiedo almeno che la protagonista si chiami Yaya. Scusa se ti interrompo, perché? Ha un segreto che non si può svelare. Rispettiamo il segreto allora. Quindi ho accettato. In genere gli scrittori sono un po' gelosi, come gli illustratori sono un po' gelosi delle proprie scelte, ma io ho accettato, mi piaceva il suono, questo onomatopea quasi, Yaya, che era un nome non nome. Poi ho scelto io il nome del coprotagonista. Un nome che mi è venuto spontaneo scegliere perché mi serviva, gli scrittori hanno di queste scelte, no? Di trovare le parole che poi sono utili anche al tipo di testo da costruire. Il protagonista si chiama Luigi, Lulu per gli amici, fa rima con un sacco di cose, Lulu, e casualmente anche questo si è scoperto poi appartenere all'immaginario non solo di chi scriveva ma anche di chi illustrava. Quindi è stato tutto casuale, ma poi forse non tanto. C'è il mistero della comunicazione in tutto questo, il mistero che la comunicazione può trovare dei punti di approdo comuni, pure partendo da situazioni diverse. Certo, e il bello poi che quando si trova questo punto di contatto si lavora talmente bene che sembra che l'opera sia frutto di una sola persona. Tanti sodalizi illustri in campo musicale, in campo narrativo, sono legati proprio al fatto che ci sono degli elementi che accomunano, altrimenti penso che non si potrebbe lavorare insieme assolutamente. Io non ho avuto modo di vedere prima, no? I tuoi disegni. Vorrei adesso poterli vedere insieme ai nostri spettatori. I disegni sono molto belli, anche la scelta dei colori, vedo che ci sono dei contrasti particolari, però con tinte molto molto calde comunque. E so che stasera il libro verrà presentato anche sotto forma di Kamishibai. Ci spieghi, Assunta, che cos'è? Sì, il Kamishibai è una forma di comunicazione che nasce negli anni 20 del Novecento in Giappone. È diciamo, rappresentativo di una forma di comunicazione di lettura collettiva. In realtà quando pensiamo al Giappone noi pensiamo a qualcosa di molto lontano da noi, poi quando facciamo dei confronti ci accorgiamo che con modalità diverse anche noi abbiamo utilizzato e continuiamo ad utilizzare delle modalità di comunicazione e di narrazione simili. È un po' come accadeva dalle nostre parti con i cantastorie. In Giappone si utilizza un teatrino di legno. Questo teatrino ha una cavità attraverso cui vengono inserite diciamo, le tavole, fogli mobili, dietro c'è la storia, davanti c'è l'immagine. I bambini vedono diciamo, questa storia e la sentono anche raccontata. C'è un lettore di Kamishibai e ci sono queste tavole che vengono sfilate e reinserite con un gesto anche molto sinuoso della mano e del braccio che sfila e infila appunto le tavole. La peculiarità del Kamishibai è che è possibile utilizzarlo anche in forma didattica, cioè è un gioco ed è una comunicazione che può essere utilizzata anche nella comune didattica, cioè raccontiamo storie ma raccontiamo anche altro. È possibile in questo modo recuperare una modalità e una strumentazione nuova per imparare. E infatti io negli ultimi anni ho provato questa tecnica specifica anche nelle scuole, dai bambini più piccoli, dai 3 anni in su, fino ai ragazzi più
più grandi anche di scuola media che possono attraverso il Kamishibai imparare. L'idea di trasformare il bosco in una storia per Kamishibai, anzi forse proprio di farla nascere come storia per Kamishibai, è nata sempre a Bologna, ne parlavamo prima. Io ho visto l'utilizzo del Kamishibai a Bologna, mi sono innamorata di questa forma di comunicazione e ho pensato a questa storia proprio per Kamishibai. Le tavole sono state comunque poi adattate all'idea del Kamishibai e quindi questo significa provare una lettura che sia collettiva, di grande partecipazione con il pubblico. Il lettore di Kamishibai in Giappone girava per le piazze con una bicicletta e con una valigia, la valigia appunto delle storie. Raccontava queste storie, i bambini che poi compravano le storie ricevevano anche delle caramelle in dono e diventava una sorta di flauto di Hamelin che si portava dietro, no? Questa scia di bambini che correvano con la bicicletta. Ed è interessante questa cosa da riprendere Arte Bambini, questa casa editrice di Bologna che fa formazione nelle scuole, nelle biblioteche, con gli educatori, in realtà utilizza spessissimo il Kamishibai, è una delle case editrici che probabilmente ha voluto investire in questa forma di narrazione e devo dire che se riuscissi a scrivere un'altra storia per Kamishibai mi farebbe molto piacere perché è stato davvero divertente. Immagino, anche perché sfrutta la visione. Noi viviamo in un'epoca in cui il visivo ha preso il predominio un po' su tutto e quindi è un avvicinare i bambini e i giovani alla lettura con delle modalità a cui sono molto più abituati. Addirittura io ascoltandoti pensavo, e credo che tu anche a quello ti riferissi, che si potrebbe insegnare materie curriculari così, in maniera molto 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 gradevole. Magari potresti illustrare, non so, la storia degli Egizi. Sì, ma infatti l'utilizzo anche del Kamishibai offre diverse possibilità, perché utilizzando un foglio acetato si trasforma, volendo, anche in un teatro delle ombre, per cui lascia largo spazio alle attività didattiche proprio inerenti a qualsiasi materia. Si può spiegare alcune particolari tecniche da utilizzare, l'ingombro dello schermo, la collocazione delle figure centrali che permettono poi di essere fruite anche a distanza, ma si può rappresentare qualsiasi cosa. Potrebbe essere un modo divertente anche per fare la scienza, la matematica, sfruttando... Sì, un'infinità di applicazioni. Certo. È un continuo riutilizzo della materia e dei colori, delle illustrazioni, insomma, si può davvero utilizzare in tanti modi. Che tecnica usi tu in quanto disegni? Questa è una tecnica mista. Prevalentemente si tratta di acrilici. Io ho un tipo di utilizzo dei colori abbastanza materico, nel senso che proprio uso tanto, tanto colore. È molto corposo, sì, infatti gli originali spesso non entrano nel Kamishibai perché ogni tavola ha un notevole spessore. E poi mi piace creare dei fondi così, in modo abbastanza casuale, e da quei fondi, in base alla suggestione delle ombre, delle luci che si creano all'interno della tavola, fare dei ritagli che poi possono diventare alberi, possono diventare personaggi, quindi... E poi c'è anche una parte del collage, è una tecnica mista proprio perché poi ci sono anche delle incursioni di carta. Sì, infatti te lo volevo chiedere perché sembrava appunto che soprattutto sì, sfruttando soprattutto le ombre si cerca di inserire i tagli di carta come se fossero parte integrante dell'illustrazione. Bellissima questa immagine, queste figure che si abbracciano su questa tavola. Non voglio leggere la storia a metà perché poi io leggere come si leggono dall'inizio alla fine, anche se a volte le leggo dalla fine all'inizio, stranamente. Avete in programma qualche altra collaborazione? Bolle in pentola qualcosa?
Beh sì, anticipiamo poco in realtà, perché per scaramanzia facciamo finta di nulla. In realtà abbiamo un'operazione in corso, un progetto in corso che anche questo ci piace tanto, non è precisamente un kamishibai, è un'altra tipologia di albo, questa volta per aprire un nuovo modello di riferimento narrativo adatto ai bambini, anche qui con qualche richiamo però a due livelli di narrazione. Uno è la ripresa del contesto, l'idea che ogni luogo racconti una storia. Qui a Valle Fiorita, ad esempio, abbiamo scoperto ieri un posto dove, no, una biblioteca che viene inaugurata racconta una storia, dietro ai nomi ci sono le storie. E il punto di riferimento di questa nuova progettazione narrativa appartiene ai luoghi e ai contesti. L'altro livello è di unire una storia, questa volta però un testo in prosa, perché il bosco invece è una filastrocca, un testo in prosa un po' più lungo, ma corredato da immagini, con una tecnica di nuovo mista, che dovrebbe essere la chiave di lettura per un target fra gli 8 e gli 11 anni, grosso modo, ma anche stavolta l'intento dell'illustratrice e dell'autrice è di trovare lettori tra gli adulti. Se gli adulti cominciano ad apprezzare un po' di più la letteratura cosiddetta, io dico cosiddetta per l'infanzia, saremmo degli adulti più felici, nel senso che capiremmo meglio quello che accade alla lettura nella sua evoluzione da quando il bambino comincia l'approccio e poi arriva davvero alla consapevolezza. Quindi a me piacerebbe questa cosa qui. Non vorrei sentirmi dire, come mi è accaduto in alcune occasioni, ah, è un libro per bambini, allora non mi interessa. Ecco, questa cosa io vorrei che si sfatasse proprio come mito, perché non esiste un libro, davvero, lo ribadisco, che sia solo dei bambini o solo dei grandi. D'altra parte ci sono libri cosiddetti per bambini che poi ci spaventano perché sono esageratamente truculenti, e altri libri invece molto semplici che però lanciano dei messaggi speciali. Ma infatti spesso sono proprio i libri più semplici che lanciano dei grandi messaggi, e la letteratura per l'infanzia è molto più complessa, a mio avviso, di quella per gli adulti, perché hanno a che fare con delle persone che si stanno formando. Quindi c'è una responsabilità morale maggiore rispetto al messaggio che stai inviando. Bene, io per esempio il libro non l'ho letto, no? Ma già semplicemente guardando l'immagine di copertina provo a immaginare, mi dice che in questo libro si parla di natura, di rispetto per la natura, non so perché ho questa sensazione, ma sicuramente anche sfogliandola sarà così, e questo è fondamentale, che la morale del libro arrivi al bambino in maniera semplice e che gli lasci un insegnamento che va al di là del tempo che ha impiegato a leggere la storia. Questo personaggio così simpatico, di questa bimba, Yaya, con questo visetto che praticamente ha i contorni poco definiti, no? Sì, sì, molto semplificato. E per favorire anche l'identificazione del bambino con il personaggio, oppure è così una scelta che è venuta fuori, ecco, come dicevi tu, spontaneamente, senza troppo rifletterci? No, a me ciò che ha sempre affascinato è ricordarsi cos'è essere bambini. I bambini quando disegnano non hanno assolutamente nessuna sovrastruttura logica da adulto preordinata, per cui sono davvero liberi di scatenare la loro fantasia e non rispettano nessuna legge di gravità, nessuna proporzione, e credo che sia proprio quello l'elemento più affascinante. Il problema è, da adulto, ritornare bambino e abituarsi nuovamente a disegnare come i bambini. Quindi questo tipo di illustrazione è pensata proprio per creare un contatto e un linguaggio comune con i bambini, come per voler immediatamente creare qualcosa di identificativo per loro. E devo dire che non è semplice,
perché semplificare tutto è la cosa davvero più difficile, perché viene sempre, sì, no, viene sempre da rispettare le regole che ci hanno insegnato, quindi gli occhi devono essere alla stessa altezza, il naso non può avere forme diverse da quelle del normale, e invece vedere i bambini che con una totale naturalezza mettono un occhio un po' più su, un po' più giù, un po' più grande, un po' più piccolo, è così liberatorio. E quindi bisogna davvero cercare di avvicinarsi al loro modo di vedere il mondo, che penso sia quello forse più affascinante. Insomma, il nostro è un po' troppo rigido da adulti. Ci abbiamo ormai tutte le sovrastrutture, sì, già tremendo. Ci bloccano. Nella scrittura parliamo di presenza, no? Del revisore, che quando scrivi ti tiene sotto controllo, e quindi per poter essere liberi bisogna cercare di mettere da parte tutte queste sovrastrutture. Quando tu scrivi, come fai a essere libera da questo revisore? Io ce l'ho sempre da tutte e due le spalle, certe volte mi mette pure il cappuccio sulla testa. Ma io qualche giorno fa ho avuto modo di dire a qualcuno che scrivere è una delle cose più belle che mi è capitata nella vita, dopo leggere, per cui ho queste due grandi passioni, leggo e scrivo. Vorrei avere tanto tempo per leggere e tanto tempo per scrivere. Leggo più di quanto io possa poi scrivere, perché in realtà ho la fortuna di riuscire comunque a leggere di tutto e di più, anche prima che venga pubblicato, perché collaboro con alcune case editrici e quindi ho fatto anche l'esperienza di editor. Scrivere però e quindi ragionare sulla propria scrittura diventa complicato, perché io poi ho una scrittura difficile. Non nasco come scrittore per bambini, ho una formazione classica, questo significa che comunque le mie sovrastrutture linguistiche compaiono nella scrittura. Quando si parlava prima di semplificazione, nulla di più difficile che scrivere appunto per bambini. E questa cosa rimane nel testo anche del Bosco, perché io non ho, ripeto, una scrittura facile, che ho alleggerito però con la rima. Non scriverei mai una filastrocca per adulti con la rima baciata, è una cosa che non mi entra, no? Nei termini proprio della comunicazione linguistica. E invece per i bambini ho pensato che fosse la musicalità giusta, forse perché siamo cresciuti anche attraverso una serie di scelte letterarie con questo tipo, no, di filastrocca che anche i nonni ci narravano, ci raccontavano. E quindi ho deciso che la lingua rimaneva difficile, ma aveva questa musicalità che andava oltre la semantica, oltre i significati, e quindi i bambini si divertono poi ad imparare la filastrocca. E invece tu come riesci a tornare bambina? Ti chiudi in una stanza, te ne vai al mare, in montagna, nel bosco? In realtà non sono mai cresciuta, quello è il problema. No, infatti la cosa che più mi diverte quando lavoro con i bambini, quando faccio le attività laboratoriali con i bambini, è che loro non mi identificano mai con un adulto. Più di un bambino mi ha detto: tu sei solo una bambina un po' più alta, ma non sei un adulto, per cui non mi chiamano mai maestra, non utilizzano mai dei termini che li distacca. Mi vedono solo un po' più alta di loro e basta. Una compagna... Sì, quindi in realtà è una cosa che ho sempre avuto dentro. Spero un giorno di diventare un'adulta, ma non lo so, sai, quanto sia più bello rimanere bambini. Ho poche speranze, non credo che riuscirò in questo intento. Ma io penso che dovremmo sempre tutti quanti cercare di preservare un po' il bambino che è in noi, e soprattutto riuscire ad avere sempre lo stupore dei bambini nel vedere le nuove cose, mentre spesso noi adulti siamo anche superficiali rispetto alle bellezze che ci circondano. Ce ne accorgiamo a volte quando vengono i turisti che ci fanno notare, no, le meraviglie. Dice: guarda, io ci passo tutti i giorni, non avevo mai notato.
capita, penso, un po' a tutti. E allora io mi auguro di vedervi, di incontrarvi di nuovo, perché è stato veramente molto molto piacevole fare con voi questa chiacchierata. E verremo a seguire la presentazione nel pomeriggio. In bocca al lupo. No, non mi piace in bocca al lupo, no, perché poi si dice crepi il lupo, non mi piace. Arrivederci al prossimo incontro col salotto.